due? Ok. Bernardi, Daniela? Questa, come tutte le nostre gite, riguarda soprattutto la nostra cultura, il nostro territorio. Siamo fieri di averla fatta, in quanto ci caratterizza il nostro gruppo nella nostra sete di cultura che abbiamo. È stato un evento eccezionale perché quasi nessuno conosceva Pesco Costanzo in modo così approfondito come l'abbiamo potuto conoscere noi. Abbiamo avuto delle guide eccezionali per le quali non posso che esprimere il più vivo ringraziamento a loro e a quanti ci sono stati vicini in questo momento. Da tutto il pomeriggio a nostra disposizione e siamo felici di aver fatto una cosa del genere. Il programma della giornata è semplice. Allora, io da piccolo facevo il cardiologo quando ero piccolo, poi ho deciso di fare la guida turistica, fare altre cose, quindi vediamo un attimo se riesce meglio a fare il cardiologo o la guida turistica. Allora, il programma, allora, poter visitare Pesco Costanzo in breve tempo diventa quasi impossibile, cioè, cerchiamo di... Sono stato molto felice di aver accolto questi miei concittadini qui a Pesco Costanzo, soprattutto far vedere Pesco Costanzo in poche ore è difficile, però l'importante è mandare il messaggio in maniera tale che queste persone possano ritornare da soli e godersi le bellezze di questo paese che è l'unico, uno dei pochi in Abruzzo, a parte il Museo del Tombo, le altre bellezze che poi vedremo. Vale veramente la pena, il mio amore, l'affetto per questo paese è legato alle origini della mia consorte e soprattutto però sono innamorato di questo paese e il mio compito è quello di promuoverlo in maniera turistica a tutti quelli che vorranno venirlo a visitare. Sulla sinistra c'è un costume, quello da bambina che era di mia moglie, che ho ritrovato per caso, adesso lo devono risistemare, e il costume pescolano che si usa che usano le bambine, questo sarà del 1955-1960 circa. Sì. Quello è un quadro fatto da una fotografia proprio per dare un'immagine di quello che può essere questa persona, per ricordarla negli anni, tutti gli anni facciamo questa manifestazione della giornata del Museo del Tombolo in memoria di Selene Sconci. È un modo per ricordare una persona cara. Oggi siamo tutti contenti perché ci sta facendo vedere intanto questo meraviglioso paese che è bellissimo nei colori, nelle case, nelle piazze, nella gente che gira e soprattutto siamo andati a vedere un pezzo dell'Aquila, cioè è il museo del Merletto e del Tombolo. E questa sala è stata dedicata a Selene Sconci e quindi siamo proprio contenti di rendere omaggio a questa pediatra che è stato un simbolo per noi tutti perché era molto brava e merita di essere ricordata in questo modo. Poi abbiamo il dottor Di Carlo che ci fa da guida, è veramente bravo, preparato e ci sta immergendo in un mondo veramente fantastico di tanto tempo fa ma anche attuale. Pesco Costanzo è una località di antica origine, il primo insediamento c'è stato ancora prima dell'anno 1000, quindi un centro che si è arricchito progressivamente sino alla fine del 1700 di opere d'arti. Dico agli amici aquilani che sono rimasti a casa, trovate l'occasione per visitare Pesco Costanzo, che è in provincia dell'Aquila, a circa 100 km dall'Aquila. Questo centro, che davvero vale la pena essere visitato.